la bomba che stava realizzando in casa, 37enne resta grave al Torrette di Ancona. L'uomo che è stato operato ha perso un occhio ed entrambe le mani, ha ferite e ozioni in tutto il corpo. Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri. Il mondo della politica piange Silvio Berlusconi, cordoglio bipartisan per la scomparsa del leader di Forza Italia, morto a 86 anni. Il ricordo dell'assessore Stefano Guzzi, che ricevette una telefonata dal presidente con la richiesta di candidarsi alla guida della regione. Nuovo volto per la Fontana della Fortuna di Fano, a settembre partirà il restauro della parte scultorea e impiantistica, costo dei lavori 250.000 euro. 220 kg di trippa e 80 di fagioli, grande successo per la festa di quartiera Centinarola di Fano. Proseguono ogni martedì le iniziative per bambini nel parco di via Monfalcone. Al via i centri estivi Jump in 20 sedi delle province di Ancona e Pesaro Urbino. Confermate le escursioni, le gite fuori porta e le notti in tenda, l'insegna dello sport, dell'inclusione e del divertimento. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito sabato pomeriggio ad Apsella, in provincia di Pesaro Urbino, un uomo è rimasto gravemente ferito in seguito all'esplosione di un ordigno artigianale. Il 37enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Torrette di Ancona. Oggi, dopo diversi interventi, le sue condizioni restano critiche. Marco Lonigro. Prima una forte esplosione e poi le urla disperate. È successo ad Apsella, una frazione tra Vallefoglia e Montelabate, dove un 37enne romeno, sabato, intorno alle ore 13, è stato investito da un'esplosione mentre era alle prese con la realizzazione di un ordigno artigianale. La deflagrazione ha coinvolto Ion Olteanu fino a tranciargli le mani e procurandogli ampie ferite in tutto il corpo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato l'uomo prima del trasferimento tramite l'eliambulanza all'ospedale di Ancona. Immediato anche l'intervento dei carabinieri che inizialmente si sono occupati della messa in sicurezza della zona, facendo evacuare tutti i residenti del condominio di via Perapsella 40. Dopo l'intervento degli artificieri è iniziata l'attività investigativa all'interno dell'abitazione nella quale si è verificata la brutale esplosione. Ascoltati dai carabinieri i vicini di casa che hanno fornito ulteriori dettagli sull'accaduto. Secondo le testimonianze raccolte pare che il 37enne romeno alle prese con la costruzione di un ordigno rudimentale non fosse da solo nella stanza. Attualmente però non si hanno notizie della seconda persona. All'interno della mansarda, luogo in cui viveva, è stato ritrovato un trolley con un quantitativo notevole di polvere da sparo che a contatto con un prodotto chimico ha poi scatenato l'esplosione causando un buco nel tetto. Ion Olteanu ha perso le mani e un occhio, presenti anche diverse ferite in altre parti del corpo. La sua prognosi resta riservata e al momento si trova all'ospedale di Torrette al blocco operatorio per essere sottoposto a diversi interventi chirurgici. Proseguono le indagini dei carabinieri che dovranno capire perché l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati ai reati contro il patrimonio, stesse fabbricando un ordigno. Sotto esame il cellulare del 37enne e sequestrati due furgoni parcheggiati poco distanti dal luogo dell'esplosione. Gli investigatori dovranno fare luce su una vicenda che inevitabilmente ha sconvolto i residenti della zona in un caldo pomeriggio di giugno. E adesso la notizia della morte di Silvio Berlusconi, che oggi ha prodotto una vera ondata di messaggi di cordoglio bipartisan. A ricordarlo è stato anche l'assessore regionale di Forza Italia Stefano Guzzi, al quale il premier anni fa gli propose di candidarsi alla guida della Regione Marche. Sentite. Il mio ricordo personale è, se volete, anche un po' contraddittorio, nel senso che io, quando Berlusconi scese in campo inizialmente, ero un suo avversario politico, perché militavo a sinistra all'epoca. E poi ho avuto una mia maturazione, ormai lontana da oltre 25 anni, di civismo, di distaccarmi, diciamo, da quell'area dalla quale provenivo, e per poi approdare ultimamente proprio al partito di Forza Italia, anche grazie a Silvio Berlusconi, che ho avuto modo non tanto e solo di apprezzare in questi anni per quanto lui è riuscito a fare in questo paese, per quanto lui è stato brutalmente combattuto per questo. Credo che siamo quasi alla pazzia noi,
autolesionismo. Voi pensate, G7 di Napoli, dove tutti i leader mondiali erano nel nostro paese a parlare di strategie mondiali e di pace, la famosa stretta di mano tra Putin e Bush, non so se ci ricordiamo, è durato 3 giorni il G7, Berlusconi era presidente del Consiglio da pochissimi mesi, la magistratura ha ben pensato di fargli arrivare un avviso di garanzia durante il G7, il suo primo avviso di garanzia, così per avere un rumore mediatico incredibile a livello mondiale. Ecco, io credo che se noi avessimo fatto governare questa persona come era giusto farla governare, perché ha vinto più volte le elezioni, invece di attaccarlo continuamente e strumentalmente attraverso la magistratura, avremmo fatto un bene all'Italia. Negli ultimi periodi lui è stato fortemente riabilitato anche da quella sinistra che lo ha sempre combattuto, perché tutti hanno cominciato a capire che era un uomo non solo di grandi capacità e di spessore, ma che poteva essere ancora tanto utile all'Italia. Peccato che questa riabilitazione da parte di molti è arrivata un pochino tardi. Quindi io l'ho conosciuto anche personalmente. Sono stato a pranzo con lui a casa del babbo di Sgarbi qualche anno fa, prima che il babbo di Sgarbi morisse a Ferrara. E era proprio di fianco a me, ho anche delle foto mentre scherziamo insieme, lui raccontava la sua solita barzelletta come faceva sempre. Un grande ricordo che ho di lui, e mi commuove nel dirlo, è quando io vinsi a Fano per la seconda volta e ero in quel momento il sindaco più votato d'Italia, in quel momento, nella città sopra 50.000 abitanti, e lui mi chiamò per chiedermi a suo tempo di candidarmi alla presidenza della Regione Marche. Quando mi dissero è Palazzo Grazioli, le passo il presidente Berlusconi, io pensavo uno scherzo, invece ho riconosciuto la voce. Io, molto perplesso su questa cosa, gli dissi già, gli anticipai un no di fatto, perché mi sembrava ingiusto verso chi mi aveva votato così tanto fortemente a Fano in quel momento, ed io ero sindaco di nuovo per la seconda volta da pochi mesi, e lui però insistette e mi richiamò una seconda volta qualche giorno dopo. Io gli ribadì questa cosa, non so sinceramente come l'avrà presa. Quindi una bella persona, simpatico, un grande imprenditore, ha dato veramente tanto all'Italia e avrebbe potuto dare tanto di più se la nostra democrazia fosse stata una democrazia un pochino più compiuta e avesse rispettato di più il voto degli italiani, senza combatterlo in tanti modi occulti e anche palesi, molto impropriamente. Un grande presidente del Consiglio, una grande persona. La Fontana della Fortuna di Piazza 20 Settembre verrà riqualificata. Ad annunciare i lavori il sindaco Massimo Seri, l'assessore Brunori e gli architetti che questa mattina hanno illustrato i 3 diversi interventi che inizieranno nel mese di settembre. Ha seguito per noi la conferenza stampa Filippo Pucci. Dal mese di settembre la fontana di Piazza 20 Settembre vedrà importanti lavori di riqualificazione e miglioramento sia nell'aspetto che nell'impianto idraulico. Sono stati presentati questa mattina in sala della Giunta nel comune di Fano i 3 diversi interventi: liberazione dei gradini lato mare dalla pavimentazione, restauro della parte scultoria e dell'apparato dell'acqua. Ad occuparsi del progetto l'architetto Roberta Martufi. È una parte della piazza attualmente, potremmo dire, nasconde quella che era l'antica quota della fontana. Nel corso degli anni la quota lato mare della piazza è andata, per motivi di varia natura, a nascondere i gradini attualmente ancora esistenti invece nel lato Corso Matteotti. Per cui dalla documentazione storica, dalle immagini iconografiche, dai sondaggi soprattutto fatti sotto il controllo della sovrintendenza, sono stati ritrovati gli scalini lato mare, alla stessa quota ovviamente di quelli già esistenti lato Corso Matteotti, e quindi il progetto prevede di liberare la fontana con un ambulacro, una sorta di corridoio nel lato mare sui 3 lati, in modo tale da renderla accessibile e visibile a tutto tondo. Intervento di restauro sulle parti scultoree di nature diverse, pietra d'Istria, pietra rossa di Verona, arenaria e l'elemento scultoreo della Fortuna, ovviamente metallico in bronzo, e il restauro del sistema impiantistico di adduzione dell'acqua che arriva alla fontana da un cunicolo sottostante di impianto romano. Successivamente verranno riqualificati i delfini e i leoni, i quali saranno rimossi per essere restaurati, come anche le tubazioni al loro interno. L'impiantistica della fontana invece vedrà un addolcitore d'acqua e la sostituzione delle vecchie tubature. Di nota la realizzazione di un particolare effetto nella parte alta della fontana, dove campeggia la statua della Dea Fortuna. Molto probabilmente cercheremo quello che si chiamava il gioco dell'acqua a ventaglio,
che permetteva alla fontana di sembrare sospesa sull'acqua, quindi questa sorta di gioco dell'acqua con un ventaglio d'acqua che raccoglieva la fortuna stessa. Alla conferenza presenti anche l'architetto Cristiano Tenenti, l'assessore Brunori e il sindaco Seri. Abbiamo inizialmente fatto un rilievo a nuvola di punti per approfondire la posizione di tutti quelli che erano gli elementi della fontana, poi abbiamo fatto uno studio di schede tecniche con il restauratore proprio per andare a documentare tutto un materiale che resterà all'interno del comune utile per tutti i restauri che seguiranno, perché ricordiamo che l'ultimo restauro fatto di questo bene monumentale avvenne nel 2003 grazie all'intervento del Club Lion. Oggi l'intervento è più sostanziale perché parliamo di 250.000 euro e che inizierà appunto a lavorare sul bene a partire dal mese di settembre. Un intervento impegnativo, non soltanto di qualificazione ma anche storico, quindi non nascondiamo la soddisfazione per questo nuovo percorso con l'attesa poi di vedere il lavoro finito e con il restauro completo della fontana di piazza, della fontana della fortuna. Ed ora passiamo agli eventi, in particolare a quello che si è concluso nel quartiere di Centinarola a Fano, dove da giovedì a domenica sono state organizzate, grazie all'associazione Viviamo Centinarola, tante iniziative che hanno coinvolto adulti e bambini nella festa della trippa e dei fagioli. Ben 220 kg di trippa e 80 di fagioli sono le quantità cucinate per le quattro serate che hanno inaugurato la stagione delle feste estive che si svolgono nei quartieri fanesi. A Centinarola di Fano, dall'8 all'11 giugno, si è svolta la sagra della trippa e dei fagioli, un evento ormai consolidato in cui centinaia di persone hanno riassaporato e gustato le specialità culinarie e i piatti della tradizione. Grazie all'aiuto dei volontari, indispensabili per la riuscita della manifestazione, da giovedì tante sono le iniziative che hanno fatto trascorrere momenti spensierati agli adulti e ai più piccoli. Noi come Centinarola, come Viviamo Centinarola, crediamo molto nella collaborazione e nell'inserimento insomma, di tutte quelle persone che al momento della festa si fanno avanti per darci una mano. La cosa bella di quest'anno è che sono venuti anche i bambini e quindi tantissimi bambini nelle settimane precedenti alla festa si sono fatti sentire, hanno telefonato perché volevano comunque collaborare e quindi stanno sparecchiando e stanno pulendo i tavoli, le sedie e quindi ci hanno dato una grossa mano e io ringrazio tutti quanti, sia l'associazione ma anche i cittadini del quartiere e anche i ragazzi. Grande successo di pubblico sicuramente. Sì, diciamo che abbiamo fatto la novità di quest'anno, era il giovedì che era dedicato ai giovani, è andato abbastanza bene, io sono soddisfatta nonostante potesse andare anche meglio, ma diciamo è un'esperienza e quindi capisco che non l'abbiamo mai fatto, quindi siamo contenti così. Venerdì è stato comunque una conferma, sabato un pochettino diciamo un po' meno rispetto al previsto dato anche dalla partita dell'Inter e quindi un po' di calo, però oggi ci siamo rifatti, c'è il pieno, c'è tantissima gente che sta ancora aspettando di mangiare e siamo molto contenti, molto soddisfatti. Inoltre l'associazione Viviamo Centinarola organizza tutti i martedì sera dal 13 giugno al 25 luglio una serie di appuntamenti per tutte le età. Durante il mese di giugno, subito dopo la festa e nel mese di luglio, tutti i martedì al parco di Via Monfalcone organizziamo delle serate gratuite per tutti i bambini dove sempre grazie alla collaborazione di varie associazioni del territorio e sopra di Fano vengono a proporsi e quindi facciamo giocare i bambini ed è un evento gratuito e aspettiamo tutti i bambini. Per avere il programma dettagliato potete andare sulla pagina Facebook di Viviamo Centinarola e anche sulla pagina Instagram di Centinarola. Torniamo a parlare del Brodetto Fest che si è svolto invece al Lido di Fano. Tra gli eventi collaterali c'era anche il Brodetto Boat, l'uscita in barca, la scoperta degli allevamenti di cozze e della pesca delle vongole, accompagnatore d'eccezione il professor Piccinetti che ha raccontato ai nostri microfoni le curiosità e le meraviglie del mare. Cristiana Guerra. Nella direzione giusta per uscire dal porto e...
In occasione della festa del Brodetto non poteva mancare l'appuntamento consueto con il Brodetto Bot. Che cosa abbiamo scoperto stamattina? Abbiamo guardato due realtà che ci sono qui della pesca a Fano. La pesca delle vongole, che a un certo momento dal punto di vista economico è una delle pesche più importanti che noi abbiamo a Fano. Ci sono oltre 40 imbarcazioni che operano, quindi dal punto di vista economico è sicuramente la forma di pesca più redditizia che ci possa essere per la zona di Fano. Dopodiché noi abbiamo la pesca, l'allevamento delle cozze o dei mitili, che c'è un impianto che da tanti anni opera qui tra Fano e Pesaro, che allevano i mitili, quindi siamo andati a vedere questo tipo di impianto cercando di spiegare le problematiche che ci sono. Quanti allevamenti ci sono in tutta Italia? In tutta Italia, soltanto in Adriatico, sono oltre 50, quindi ce ne sono, abbiamo una produzione praticamente di 40-50 mila tonnellate di cozze all'anno. A Fano c'è anche la pesca del tonno e del pesce spada? Sì, abbiamo due imbarcazioni che fanno la pesca del tonno e che hanno la quota per il tonno e anche la quota per il pesce spada, quindi sono autorizzate e adesso in questo periodo hanno smesso di pescare perché c'è anche la pesca delle tonnare fisse e dei pescatori, diciamo, siciliani, ma fra breve, quando quella pesca sarà esaurita perché si raggiunta la quota, riprenderanno anche qui a Fano la pesca del tonno. E invece com'è cambiata la pesca nel nostro mare, anche causato dalle condizioni climatiche, dalle variazioni del clima? Dalle variazioni del clima non è cambiato proprio niente, quello come pesca. L'attività di pesca è cambiata per delle condizioni socio-economiche, soprattutto economiche, perché il costo del carburante è sempre maggiore e le tipologie di pesca con reti trainate evidentemente hanno un forte consumo. E inoltre c'è un problema anche sociale, dove la pesca in genere giorno e notte crea dei problemi sociali che la pesca fatta solo di giorno, fatta per qualche ora al giorno, non crea. Quindi la pesca delle vongole è l'ideale dal punto di vista sociale. Ha riscosso un grande successo anche Banda Scuola, un progetto strumentale ad indirizzo bandistico dedicato alle scuole primarie promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'iniziativa portata avanti nel nostro territorio dal complesso bandistico Città di Fano è resa possibile anche grazie all'acquisto di oltre 30 strumenti finanziati da una nota azienda di Bellocchi, verrà riproposta nel corso del nuovo anno scolastico. La banda va a scuola è il titolo del progetto che quest'anno il complesso bandistico Città di Fano ha voluto portare avanti e a cui crede fermamente insieme all'Istituto Padalino, e principalmente rivolto alle classi della scuola primaria Luigi Rossi, e che prevede appunto l'insegnamento della pratica strumentale all'interno delle scuole. Un progetto che viene comunque anche appoggiato dal Comitato Nazionale per la pratica strumentale nelle scuole, e come ripeto a noi preme tanto portarlo avanti. Fondamentalmente si è distinto per una serie di incontri, circa 20 incontri con le classi quinte e quarte della scuola primaria, che hanno affrontato un percorso di propedeutica strumentale, e con le quinte invece un percorso proprio di pratica strumentale con degli strumenti che, grazie all'aiuto e al sostegno della scuola, della famiglia e di importanti aziende qua della città di Fano, siamo riusciti ad acquistare ben oltre 30 strumenti e a cui è stato possibile poi darli in uso ai singoli ragazzini per poter affrontare queste lezioni. L'educazione musicale, il fare musica a scuola è fondamentale, ha una valenza straordinaria perché permettiamo ai nostri alunni lo sviluppo di competenze sociali, relazionali, permette anche lo sviluppo di linguaggi comunicativi anche non verbali, anzi soprattutto non verbali. E vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto di insegnare alla scuola Padalino, comprensorio Padalino, la dirigente, e vorrei ringraziare soprattutto un'azienda locale, che è l'azienda Profilglass, che ci ha permesso di acquistare questi strumenti e di poter procedere con questo progetto. I nostri progetti non finiscono qua, quest'anno è il 40° anno di fondazione dell'organizzazione Vallato. La banda proseguirà con il consueto appuntamento dei concerti. Novità di quest'anno sarà la partecipazione a Fano Jazz e ci sarà al termine dell'estate, esattamente come tutti gli anni il 27 agosto, un gemellaggio con tutte le bande che sono delle città che sono gemellate con Fano. E la fine dell'anno scolastico coincide anche con la partenza dei centri estivi. Questa mattina siamo stati al campo da rugby a Fano, una delle sedi dei centri estivi Jump.
Torna l'estate e con lei la voglia di divertirsi imparando. Sono centinaia i bambini e ragazzi iscritti ai centri estivi Jump che da oggi fino all'8 settembre verranno coinvolti in un'esperienza formativa all'insegna dello sport, del rispetto per la natura, dell'educazione alimentare, dell'avventura e del divertimento. Confermate le escursioni e le gite fuori porta, previste inoltre diverse novità per dare ai partecipanti sempre più stimoli. Il tutto in un contesto aperto all'inclusione grazie ad uno staff di insegnanti preparati e pronti ad adattare le diverse attività in base alle esigenze di più piccoli. I centri estivi Jump sono organizzati dalla cooperativa sociale Polis in collaborazione con ASI Pesaro Urbino e Sportfly. Partono i centri estivi Jump, ovvero i centri estivi dedicati ai bimbi dai 6 anni in su, mentre il 3 luglio partiranno quelli per i piccolini, per i bimbi della materna, quindi dai 3 ai 6 anni. Quanti sono complessivamente i centri estivi nel nostro territorio e quante iscrizioni avete avuto lo scorso anno? Allora, 20 centri estivi nella provincia, siamo nella provincia di Pesaro Urbino e siamo nella provincia di Ancona. E l'anno scorso la somma di tutti gli iscritti di tutti questi 20 centri estivi è stata di oltre 1800 bimbi e il trend di quest'anno sta seguendo questi numeri, quindi siamo molto contenti. Fino a quando è possibile iscriversi? Le iscrizioni sono aperte, in realtà non ti nego che abbiamo anche iscrizioni ad agosto, anche a settembre, perché qualcuno vuole comunque provare a fare una settimana o due di esperienza, quindi in realtà sono sempre aperte. Metodo, organizzazione, attività, quali sono i vostri punti di forza? Sicuramente il metodo che l'hai appena nominato tu, in quanto siamo molto rigorosi, in un metodo che abbiamo studiato, provato, sperimentato noi negli anni e che non riesco a dirtelo nel dettaglio, ma indicativamente si basa sull'imparare facendo e sull'imparare per prove ed errori, quindi lasciamo molta autonomia al bimbo, lasciamo ai bimbi la possibilità di sporcarsi, di sbagliare, di imparare, di perdere, a volte anche di arrabbiarsi perché ne hanno diritto, e in tutte queste esperienze riusciamo a vedere i bimbi crescere in autonomia, crescere e quindi anche nelle relazioni con i coetanei, e questo sicuramente è piaciuto molto ai bimbi e è stato apprezzato anche dai genitori. Giorgio, come sono strutturati i centri estivi? Allora, sicuramente la parte importante che diciamo ci premia anche, veniamo premiati le famiglie, è l'organizzazione. E sicuramente in termini di elasticità, perché i bambini possono iscriversi o per la settimana o anche a singole giornate, questa è una cosa che piace molto, il fatto che si possa rimanere anche a pranzo nel pomeriggio fino alle 16. Stiamo aperti da praticamente oggi, che è appena finita la scuola, fino a settembre, quando poi rinizierà, quindi l'8. E la maggior parte dei centri stanno chiusi la settimana di Ferragosto, ma abbiamo alcuni centri aperti anche quella settimana, quindi è un servizio che ho offerto per tutto il periodo estivo, quindi capace di rispondere un po' a tutte le esigenze. L'altra cosa importante e novità degli ultimi anni, anzi uno proprio di quest'anno, è il nuovo sito centrijump.it, che quindi risponde a qualsiasi domanda si ponga una famiglia. E l'altra cosa, già attiva l'anno scorso, quest'anno l'abbiamo perfezionata, l'iscrizione online, quindi non c'è più bisogno di recarsi in certi orari di segreteria per iscriversi, ma uno può farlo in qualsiasi momento da casa, e quindi questa è una cosa molto importante che abbiamo riscontrato molto apprezzata e molte iscrizioni. Le attività all'interno dei centri estivi Jump sono principalmente sportive, quindi c'è un programma caratterizzato da più discipline che durante tutta la settimana vengono svolte dai bambini, però poi non mancheranno sicuramente le uscite come ad esempio il mare, i go-kart, il SUP, ci saranno anche delle attività extra come ad esempio la notte in tenda, Fiabilandia, l'uscita survival e tantissime altre esperienze che i ragazzi potranno fare. Il camp Natura Avventura è confermato? Confermato il camp Natura Avventura, confermato nelle due uscite, ovvero una dal 7 al 9 luglio per i bambini un po' più piccoli e una invece dal 9 al 14 luglio, quindi quasi una settimana intera di attività per i ragazzi un po' più grandi. Per l'occasione questa mattina il campo da rugby a Fanno era presente anche l'assessore allo sport e alle nuove generazioni Barbara Brunori, che oltre a salutare i bambini si è dilettata con il tiro con l'arco. Il centro estivo non è un luogo qualunque, ma veramente diventa uno spazio importantissimo per i bambini per crescere insieme. Crescere significa misurarsi sulle proprie abilità, orientarsi anche perché, come vedete, magari vengono applicate più discipline sportive e quindi il bambino riesce anche a capire laddove approntarsi, ma soprattutto è un modo per misurarsi sia nel momento in cui si vince ma anche si perde, nella diversità di quello che è il genere umano, sono i bambini che crescono e iniziano ad avere una propria personalità. È un'iniziativa che sempre più va promossa e oggi veramente posso dire che è anche di grande qualità, perché le
società che si adoperano sono società virtuose che lavorano proprio sul benessere del bambino. E questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Nadia Occhialini e Augusto Carboni che oggi festeggiano 57 anni di matrimonio, nozze di azalea per questa coppia residente a Fano. Tra poco le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a un'azienda marchigiana conosciuta a livello nazionale nel settore lattiero caseario che quest'anno celebra 60 anni di attività lanciando un progetto innovativo di filiera per il territorio. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, vi ricordo che domattina alle 7 in diretta torna la rassegna stampa che sarà condotta da Stefania Bonomi. Buona serata a tutti.